La leggenda narra che esiste un libro di magia che risale a 5.000 anni fa. È stato donato agli uomini da un dio egizio e contiene gli incantesimi per predire il futuro. Si chiama Libro di Thoth. E il suo contenuto è assolutamente misterioso. C'è chi dice che contenga gli antichi rituali usati dalle sette segrete. Ogni persona che viene ammessa all'ordine deve morire simbolicamente e rinascere come un nuovo individuo. C'è chi dice che doni ai lettori il potere di predire il futuro attraverso i tarocchi. Il primo libro dei tarocchi era inciso su tavole d'oro ed era il libro di Thoth. Per altri, il libro offre ai suoi seguaci un mondo di amore e droga, i temi centrali della cultura hippie degli anni 60. Molti artisti famosi in tutto il mondo, come i Beatles e i Rolling Stones, si sono interessati a questo argomento. Ma qual è la verità sul libro di Thoth? Cosa dice veramente? Esiste davvero? In Egitto, gli studiosi stanno cercando una risposta. Questa è la storia della ricerca della verità sul libro, a parere di molti, più importante mai scritto. La città di Londra. Tra le stradine del centro si trovano diverse librerie specializzate in esoterismo. 'Vendono di tutto, dai libri antichi alle pozioni magiche. Una delle immagini più comuni in quelle vetrine è quella di un antico dio egizio. Si chiama Thoth. Una strana creatura con il corpo di uomo e la testa di uccello. Sugli scaffali ci sono molte copie di un libro, il cosiddetto Libro di Thoth. 5.000 anni dopo essere stato scritto, il Libro di Thoth ancora affascina gli appassionati del genere. Molto spesso vengo invitato a parlare a conferenze in cui sul palco primeggia l'immagine di Thoth. Ma chi era Thoth? E perché un testo risalente al periodo delle piramidi egizie suscita una tale curiosità ancora oggi? La risposta si trova in una confusa storia che ha inizio più di 2000 anni or sono, nel Nord Africa. La valle del Nilo. Per anni, in tutto l'Egitto, gli archeologi hanno svelato una delle più grandi civiltà del mondo antico. Martin Raven ha partecipato agli scavi di una tomba di 4.000 anni fa. Abbiamo scoperto una vasta necropoli piena di tombe, con dipinti a dir poco magnifici, rilievi e iscrizioni. Scavi simili hanno dimostrato che l'antico Egitto possedeva una sofisticata cultura, un complesso impianto religioso e una vasta gamma di dei. Uno dei più importanti era Thoth. Viene rappresentato con il corpo di un uomo e la testa di un ibis, oppure come un babbuino. Sappiamo che gli dei dell'antico Egitto erano invisibili, ma quando volevano manifestarsi ai mortali, avevano bisogno di una forma corporea. Molti dei avevano un animale sacro in cui si identificavano. Il babbuino, la scimmia, erano considerati animali saggi, umanoidi, in grado di pensare, quindi erano collegati al dio Thoth. L'altro animale sacro era l'ibis.
un uccello molto tranquillo che è solito camminare sulle paludi, in grado anch'esso di pensieri molto profondi. Per gli antichi egizi, Thoth era un dio con poteri eccezionali. Thoth era il segretario degli dei. Annotava tutto ciò che decidevano. Quindi è diventato il dio della sapienza e a volte anche il dio della medicina e il dio della magia. Secondo la leggenda, Thoth ha donato la sua magia ai mortali attraverso un libro, in grado di fornire ai suoi lettori poteri incredibili. La letteratura dell'antico Egitto afferma che il libro di Thoth è un libro esoterico, pieno di magia e di sapienza. Quella sapienza occulta che permette ai comuni mortali di comunicare con gli dèi, di parlare con gli animali, di accedere all'aldilà. La reputazione del libro di Thoth è tale che la sua fama si diffonde in tutto il mondo antico. Nel III secolo a.C., il re guerriero Alessandro Magno invade l'Egitto. I soldati greci restano stupefatti da ciò che vi trovano. Erano sbalorditi da quell'antica civiltà e dai suoi edifici, dalle imponenti piramidi, da tutte le costruzioni che vediamo ancora oggi, ma che allora erano nel loro pieno splendore. La loro ammirazione li spinge ad adottare il sistema religioso egizio e anche alcuni dei loro dei, tra cui il dio Thoth. I greci avevano già la figura di Hermes, che consideravano il dio, o meglio, il patrono della scienza. Era l'inventore della scrittura. Poi conoscono Thoth, che secondo gli egizi era l'inventore della matematica e della geometria, e grazie a lui avevano potuto edificare le piramidi, per esempio. Quindi i greci associano la figura di Hermes a quella dell'egizio Thoth. I greci affermano che Thoth ed Hermes sono in effetti lo stesso dio. Per questo pare che abbiano adottato il libro di Thoth, creandone una versione greca, il Corpus Hermeticum. Ma nella trasposizione aggiungono dei nuovi passaggi. Il testo originale egizio e quello nuovo in greco si confondono. E così, mentre la cultura greca assorbe quella egizia, il testo originale del libro di Thoth praticamente scompare. Ai greci seguono i romani. Le conoscenze del Corpus Hermeticum vengono assimilate dalla cultura di Roma, finché non sopraggiunge un grande cambiamento storico. Il cristianesimo si diffonde in tutta Europa. Gli dei pagani come Thoth ed Hermes vengono banditi. E la versione greca del libro di Thoth soppressa. L'avvento del cristianesimo, soprattutto quando l'impero romano lo adotta come religione ufficiale, spazza via tutte le credenze della filosofia pagana. Coloro che professano ancora i riti pagani vengono bruciati sul rogo o torturati sulla ruota. L'ondata di rabbiosa intolleranza porta come conseguenza la scomparsa del Corpus Hermeticum.
Prima scompare la versione originale egizia del libro di Thoth. Ora anche la versione greca, il Corpus Hermeticum, diventa introvabile. Qualunque cosa fosse scritta in quell'antico libro proveniente dall'Egitto, sembra persa per sempre. Ma poi arriva un'altra rivoluzione nel mondo occidentale. Nel 1300 in Italia sboccia il Rinascimento. È un'epoca di fermento e curiosità intellettuale. Nascono nuove idee e quelle antiche vengono riscoperte, comprese le culture dell'Egitto e della Grecia classica. La parola Rinascimento significa rinascita e viene usata per la prima volta nel 1400, quando qualcuno dice: mi sembra di vedere in questo nuovo fermento la rinascita di un'antica cultura. Insomma, si rinnova l'interesse per le idee precristiane. Pensate ai dipinti di Botticelli, per esempio, a Venere e a Marte o alla nascita di Venere. Si tratta di dei e dee pagane che vengono rappresentati per la prima volta in Europa dopo centinaia di anni. Questo nuovo interesse per la sapienza del passato comprende la riscoperta della versione greca del libro di Thoth, il Corpus Hermeticum. Per la cultura cristiana del tempo è una rivelazione sensazionale. La Chiesa Cattolica domina l'Europa da più di 1000 anni. E si sta diffondendo un malcontento generale nei suoi confronti. La gerarchia ecclesiastica era terribilmente corrotta. La figura del Papa perdeva sempre più credito. Si era diffusa la vendita delle indulgenze. Le persone comuni avevano perso il rispetto per la Chiesa. Nascono le prime ondate di opposizione. La gente inizia a guardare al passato, verso le civiltà egizia e greca, per un'ispirazione religiosa alternativa. Qualcuno porta alla corte dei Medici, dove ancora sono sconvolti dalla scoperta di Platone e dei filosofi presocratici, una copia del libro di Hermes, il Corpus Hermeticum. E così all'improvviso si trovano a leggere il libro di Hermes, il libro di Thoth, per la prima volta. È così che la versione greca del libro di Thoth viene tradotta in latino e pubblicata in Italia. Diventa presto uno dei libri più affascinanti dell'epoca e ne vengono pubblicate diverse ristampe nei 150 anni successivi. Forse non è il testo originale egizio, ma diffonde nel mondo rinascimentale una ventata di ottimismo. Ciò che rende così eccitante la versione greca del libro di Thoth è la sua visione del posto dell'uomo nel mondo. Per coloro che osano sfidare l'ortodossia della Chiesa Cattolica, è uno sprone eccezionale. È una visione completamente nuova dell'umanità. L'uomo non è una creatura peccatrice, cacciata dal giardino dell'Eden, che vaga sperduta nel mondo. Il libro di Thoth confuta questa tesi. No, l'uomo ha una posizione predominante all'interno della creazione. Il messaggio del libro di Thoth sembra affermare che l'uomo non è un semplice servo di Dio. Non solo l'uomo ha gli stessi poteri degli dèi, ma ha anche il dovere di usarli per creare un mondo migliore.
un mondo più bello. A quanto pare, Thoth riserva all'uomo un ruolo molto importante sulla Terra. Nel libro di Thoth, il Dio afferma che l'uomo è a metà strada tra gli angeli e gli animali e che ha un ruolo molto speciale. È il co-creatore del mondo e deve continuare a creare bellezza proprio come hanno fatto gli dèi prima di lui. Si diffonde un nuovo ottimismo sull'uomo, sui poteri della mente, dell'immaginazione, della capacità di capire il mondo. Molte persone ritengono che il libro di Thoth offra una visione dell'umanità decisamente affascinante. E provenendo dalla cultura egizia, la sapienza di Thoth sembra antica come il mondo stesso. Pensate a una sorta di cascata, a un lago di montagna con la sua acqua cristallina che scende a valle. L'acqua è sempre la stessa, ma nel percorso si sporca. Ecco cosa hanno pensato i filosofi rinascimentali quando hanno letto il Corpus Hermeticum. Dovevano risalire alla sorgente, all'acqua pura che rappresenta l'antica sapienza. L'ironia della sorte è che tutta questa nuova filosofia si basa sulla versione greca del libro di Thoth. Nessuno sa con certezza quanto sia fedele al testo egizio originale. Eppure, è proprio in nome della sapienza egizia che questa corrente prende direzioni diverse e curiose. Nei primi anni del XVIII secolo viene fondata a Londra la prima grande loggia massonica. Diventerà una delle società segrete più potenti e influenti di tutti i tempi. Al suo interno annovera politici e presidenti, uomini d'affari e della finanza. Ma agli inizi si tratta soltanto di un gruppo di uomini alla ricerca di un mondo migliore. È un'epoca di guerra e intolleranza. La Scozia e l'Inghilterra si combattono, cattolici contro protestanti. La massoneria nasce in un periodo di grande immoralità politica e religiosa, in un clima di profonda corruzione. I massoni cercavano soltanto un modo di riunificare gli uomini, di superare le divergenze. I primi massoni si riuniscono in cerca di ispirazione e la trovano nella riscoperta rinascimentale del mondo antico. Non siamo in grado di rintracciare i legami storici, ma possiamo affermare che i rituali e i propositi, gli obiettivi della massoneria, traggono origine direttamente dall'antico Egitto. Come l'uomo rinascimentale prima di lui, il massone è incantato dalla potenzialità che Thoth riserva all'umanità. Il mondo classico e l'antico Egitto vengono riconosciuti come epoche di grande civiltà per le conoscenze di scienza e matematica. Come tutti noi sappiamo, la matematica è alla base dell'ingegneria e per i massoni è anche alla base dell'arte. Quindi c'è grande ammirazione sia per il mondo classico che per l'antico Egitto. In segno della loro ammirazione, i massoni adottano le immagini dell'antico Egitto. Riprendono le piramidi, le sfingi, tutto ciò che deriva dall'antico Egitto. Ci troviamo nella sede della massoneria di Londra e la loggia numero 10 è un esempio perfetto di architettura egizia.
Ci sono copie del libro egizio dei morti alle pareti, le tipiche decorazioni dei templi, le colonne egizie con il fiore di loto. Soprattutto i massoni si concentrano su una sezione in particolare del Corpus Hermeticum. È il rituale a cui tutti i massoni devono sottoporsi. Ritengono che provenga direttamente dall'antico Egitto. È il rituale della rinascita. Ogni persona che viene ammessa all'ordine deve morire simbolicamente e rinascere come un nuovo individuo. Il concetto della rinascita è fondamentale sia nel libro di Thoth che nel Corpus Hermeticum. Thoth appare all'uomo in tutta la sua maestà, proprio come aveva fatto per gli antichi egizi, come figura che garantisce tutta la conoscenza all'iniziato e anche la sua personale immortalità. La massoneria dichiara di aver riscoperto i rituali dell'antico Egitto, anche se il testo su cui si basa è greco. Ma nessuno sa che cosa ci fosse scritto nel libro di Thoth originale. Di conseguenza, presto cominciano a diffondersi diverse versioni. Parigi, XVIII secolo. Mentre la massoneria si diffonde in tutta Europa, in Francia si sviluppa qualcosa di nuovo. Antoine Cour de Gebelin è uno scrittore e pensatore franco-svizzero. Cour de Gebelin era un esperto di occulto e un massone. Apparteneva alla stessa loggia parigina di Voltaire e conosceva personalmente il re di Francia, quindi era ben inserito. Cour de Gebelin ha due interessi principali. Uno è l'antico Egitto. L'altro è rappresentato dai giochi di carte. Le carte sono un passatempo popolare e molte sono illustrate con figure o eventi famosi. Uno dei giochi più in voga è quello dei tarocchi, l'equivalente del tempo del bridge o del ramino. A metà del XVIII secolo, Cour de Gebelin unisce i suoi due interessi. Giocherellando con un mazzo di tarocchi, giunge a una conclusione strabiliante. Guardando le figure sulle carte, si accorge che si ispirano alla filosofia ermetica. Poi le osserva meglio e si rende conto che rappresentano il libro più importante al mondo, il libro della conoscenza, il libro di Thoth. È lì, mimetizzato in un mazzo di carte. La teoria di Cour de Gebelin, che le carte siano in effetti il libro di Thoth, non è strampalata come sembra. Sapeva che gli egizi avevano usato i geroglifici per scrivere il libro di Thoth. I geroglifici sono immagini, proprio come quelle dei tarocchi. Quindi per lui è plausibile che l'originale egizio del libro di Thoth fosse stato scritto attraverso le immagini delle carte. Serviva solo una persona perspicace come Cour de Gebelin che lo capisse. Quindi quel mazzo di carte pieno di figure potrebbe essere in effetti un libro scritto in geroglifici. Potrebbe essere il libro di Thoth. Nel 1733 Cour de Gebelin annuncia le sue conclusioni in un libro. Nel suo romanzo afferma che il libro di Thoth, ritenuto perduto da 5.000 anni, non è altro che un mazzo di carte. Aggiunge che la stessa parola tarocco deriva dall'antico Egitto. A suo parere la parola tarocco
è una parola egizia, il che dimostra che i tarocchi sono egizi. Trova la sua etimologia nella parola tar-rar, che significa strada reale, cioè la strada per la conoscenza, ciò che in effetti è il libro di Thoth. Non sembra preoccuparsi del fatto che a quel tempo nessuno sapesse decifrare i geroglifici. Coeur de Gébelin crede di aver rivelato una profonda verità e di aver scoperto il vero e originale libro di Thoth. Il suo libro suscita una discreta curiosità. Tra gli altri, attira l'interesse del venditore ambulante, insegnante e cartomante Jean-Baptiste Alliette. Da anni si diletta dell'occulto. E ora accoglie e perfeziona l'idea di Coeur de Gébelin. Pubblica un mazzo di tarocchi leggermente modificato, che chiama I tarocchi di Etteia. Alliette sceglie lo pseudonimo di Etteia per diverse ragioni. Innanzitutto è il suo cognome letto al contrario. Secondo Etteia, le carte avevano un'autentica aura egizia. Questa prima carta rappresenta il consultante ed è disegnato come un antico egizio. Il consultante è la persona che cerca la conoscenza attraverso la lettura dei tarocchi. Ma Alliette non si ferma qui. Se paragoniamo il matto dei tarocchi di Etteia con il matto francese, si nota che quello francese viene aggredito da un cane, perché è uno straniero. Per renderlo più egizio, Etteia disegna il suo matto con un leopardo attaccato alla gamba, convinto che il leopardo fosse un animale egizio. Quindi il suo matto è morso da un leopardo invece che da un cane. Queste carte, secondo Alliette, rappresentano la vera sapienza di Thoth. Inoltre, sono dotate di poteri magici, perché sono in grado di predire il futuro. Nel 1788, Alliette fonda la Società per l'interpretazione del libro di Thoth. Si tratta di un'associazione dedicata alla lettura dei tarocchi. Questo arcano maggiore rappresenta una persona vicino a te, che devi seguire attentamente. A 2000 anni dalla sua scomparsa, a quanto pare la versione originale egizia del libro di Thoth riappare nel mondo grazie all'impegno di due francesi. E la leggenda del libro di Thoth prende una nuova svolta. Ma ben presto appare un'altra versione del libro. Nel 1904, uno strano viaggiatore inglese arriva in Egitto. Si fa chiamare Aleister Crowley e fa parte della società di occultismo dell'Ordine Ermetico dell'Alba Dorata. Crowley si riteneva un artista, un pittore, un poeta, un grande mago e doveva fare qualcosa di grande perché sapeva di esserlo. Un giorno al Cairo dichiara di aver ricevuto un messaggio da parte degli antichi dei egizi. Nel giro di 3 giorni dice di aver avuto una serie di rivelazioni. Era seduto nel suo studio, alla sua scrivania, intento a scrivere, e arriva questa entità, inconsistente, trasparente. Si ferma dietro di lui, sulle spalle, e gli detta che cosa scrivere. E lui lo fa. Crowley sa che gli sta parlando. Non ha dubbi. Questo messaggio arriva da Thoth. Crowley chiama il testo che riceve il libro della legge. Se dice la verità, è sicuramente la versione più vicina all'originale del mitico libro di Thoth. Perché proviene dal Dio in persona. Crowley
lo descrive come un nuovo Vangelo per una nuova era. La sua versione del libro di Thoth è composta da una serie di dottrine. Alla terza riga dice che ogni uomo e ogni donna è una stella. Quindi afferma che siamo tutti stelle, che non abbiamo bisogno di un essere superiore che ci indichi la via, perché ognuno di noi può trovare la propria direzione. A questo proposito, Crowley sostiene che la dottrina più importante del nuovo libro di Thoth è «Fa ciò che vuoi, sarà tutta la legge». Thoth, attraverso il libro della legge, diventa il fondamento di una nuova e libera religione. Crowley la chiama Telema. In questa religione confluiscono diversi elementi. Telema significa volontà, in fondo la parola chiave di tutta la filosofia di Crowley. Ma per lui non significa solo volontà, intende anche desiderio, soprattutto sessuale. La versione di Crowley del libro di Thoth pone la magia sessuale al centro del culto. E l'atto sessuale diventa un sacramento. In sostanza esercitavano l'amore libero, assumevano droghe, avevano le visioni, praticavano la promiscuità, avevano un mucchio di figli. Non voleva imbrogliare nessuno. Lui credeva davvero di essere un individuo importante. Negli ultimi anni della sua vita, Crowley riunisce il suo pensiero in una nuova opera. Ma non è un libro. È di nuovo un mazzo di tarocchi. Crowley era convinto che i tarocchi fossero l'unico modo per trasmettere il messaggio della sua filosofia di Telema. Il suo mazzo di tarocchi è una nuova versione del libro di Thoth. Il libro di Thoth, scritto per la prima volta su un papiro, subisce l'ennesima metamorfosi. Ma stavolta sembra soltanto la giustificazione, tra le altre cose, per le sue contorte pratiche sessuali. Crowley muore nel 1947, ma i suoi insegnamenti vengono portati avanti da una nuova generazione. Inghilterra, anni 60. La versione di Crowley del libro di Thoth viene adottata dalla nuova controcultura hippie. Ma il significato originale del libro egizio di Thoth viene completamente travisato. Ormai esistono quattro diverse versioni del libro di Thoth e della sua magia. La versione dell'antica Grecia, il Corpus Hermeticum, tradotta in latino dagli studiosi del Rinascimento. La versione di Alliet, del XVIII secolo, un mazzo di tarocchi che viene spacciato per il testo originale in geroglifici. La versione di Crowley, con le sue licenze sessuali, un altro mazzo di tarocchi che contiene, a suo parere, il messaggio di Thoth. E la versione degli anni 60, che mescola tutte le precedenti per creare qualcosa di completamente nuovo. Quattro versioni, tutte diverse tra loro, e tutte che affermano con sicurezza di rappresentare l'originale libro egizio di Thoth. Per oltre 100 anni gli scavi archeologici hanno svelato i misteri dell'antica civiltà egizia. Tra i reperti ci sono migliaia di testi scritti su fogli di papiro. Se il libro di Thoth esiste davvero, bisogna cercarlo lì. Ma il papiro non svela volentieri i suoi segreti. I testi sono scritti in due modi diversi. Alcuni in geroglifici, altri nella variante chiamata demotico. Per secoli nessuno ha saputo decifrare queste due scritture. Sono state comprese soltanto a metà del 1800, grazie all'aiuto di uno degli oggetti più straordinari mai ritrovati.
la stele di Rosetta. Su di essa compare lo stesso decreto scritto in tre lingue diverse. I geroglifici, il demotico e il greco antico. Prima della scoperta della stele di Rosetta, gli studiosi non sapevano come interpretare i geroglifici. In pratica erano soltanto dei disegni e gli esperti pensavano che descrivessero ciò che rappresentavano come fossero dei simboli. Non davano rilevanza a ciò che gli egizi intendevano veramente. La stele di Rosetta cambia tutto. Si poteva tradurre la parte in greco. E dato che i geroglifici e il demotico dicevano la stessa cosa, gli studiosi sono partiti dal greco per lavorare al significato dei geroglifici. Questo ha permesso di svelare il mistero. Grazie alla stele di Rosetta, gli esperti riescono poco a poco a tradurre migliaia di frammenti di papiri. E il risultato è impressionante. Man mano che i frammenti vengono tradotti, gli egittologi trovano numerosi riferimenti espliciti al libro di Thoth. E anche riferimenti alla magia. Ma non è la magia come la intendiamo noi. Nell'antichità si pensava a un miracolo solamente perché la luna o il sole non cadevano sulla terra o perché il giorno diventava notte. Quindi la magia di cui si parla nel libro di Thoth non aiuta a predire il futuro. È semplicemente un modo per spiegare il mondo. Usavano la magia per dare un senso al mondo invisibile, a eventi come il susseguirsi delle stagioni, del giorno e della notte, persino delle malattie, cioè a tutte quelle cose di cui non si capivano le cause. La morte arrivava all'improvviso, da un giorno all'altro. Ecco perché la gente cercava aiuto in qualunque ambito. Ecco perché la magia era estremamente e decisamente importante a quel tempo. Nei papiri si parla anche di incantesimi. Ma ancora una volta, non sono gli incantesimi come li intendiamo noi. Non sono riti magici. Una formula catalogata dagli egittologi come incantesimo numero 15 recita così: possa egli concedermi di vedere il disco del sole e di osservare la luna giorno dopo giorno. L'incantesimo numero 31 riguarda invece una minaccia. Stai indietro, ritirati, allontanati, coccodrillo. Non venire contro di me, perché io vivo grazie alla mia magia. Quindi non si tratta di formule recitate per evocare eventi straordinari, ma di una sorta di preghiere. La parola incantesimo non è indicativa del vero significato, è soltanto dettata dalla terminologia usata nella letteratura dell'antico Egitto. Questo significa che tutte le interpretazioni che hanno letto nel libro di Thoth dei riferimenti alla magia e al soprannaturale sono errate? Pian piano si inizia a svelare ciò che il libro di Thoth è e ciò che non è. Ci sono dei riferimenti al concetto dell'uomo simile a un dio, come credevano nel Rinascimento. E ci sono dei riferimenti ai rituali di morte e rinascita, come affermava la massoneria. Questi indizi lasciano supporre che nel corpus hermeticum greco fossero inseriti alcuni dei concetti originali del pensiero egizio. Tuttavia, in nessun papiro sono presenti immagini o notizie sui tarocchi o su altre carte. Non è presente il concetto di libero arbitrio divulgato da Crowley, né alcun riferimento alla promiscuità sessuale.
E non si parla affatto dei riti del misticismo New Age. Tutti questi elementi sono invenzioni successive. Invece, i papiri contengono qualcos'altro, molto più rilevante. Molti studiosi si domandano se il libro di Thoth sia mai esistito come oggetto fisico. Nonostante il libro di Thoth sia nominato spesso, non esiste alcuna garanzia che ci sia un oggetto materiale da trovare. In pratica, ogni riferimento al libro di Thoth sembra essere una sorta di metafora per l'intera letteratura religiosa riguardante l'antico Egitto. Ci sono diversi scritti sulle conoscenze magiche, redatti in vari periodi. E in ogni epoca i credenti consideravano quel determinato scritto il libro di Thoth, ma se li trattiamo nella loro interezza, sono molto differenti tra di loro e non esiste una tradizione comune. Il libro di Thoth non è mai esistito. A quanto pare, la leggenda del mitico libro di Thoth e della sua scomparsa è solo fantasia. Nel 2002, un sondaggio della BBC ha assegnato a Crowley il 73° posto tra gli inglesi più influenti di sempre. Anche la nuova generazione si interessa alle leggende dell'antico Egitto. Persino i film e i videogiochi prendono ispirazione da quella civiltà. E anche se il libro di Thoth non è mai esistito, l'uomo non smetterà mai di crederci. L'antica leggenda di Thoth e delle sue arti magiche esercita ancora oggi il suo fascino. Ai giorni nostri ancora esistono delle società segrete che considerano Thoth l'archetipo del mistagogo, cioè la creatura, il dio che le guiderà tra gli oscuri misteri della coscienza. È stranissimo, ma sembra che Thoth abbia qualcosa da dire in ogni epoca. È divenuto il punto di riferimento di tutte quelle persone che credono che al mondo non tutto si possa spiegare con la scienza. Thank you.